siamo a Messina, di fronte a noi la Calabria, l'ultimo tratto dell'ultima luce del tramonto, si vede il quartiere di Archi completamente illuminato dalla luce del sole su una quota che una volta costituiva la quota più alta della Calabria, parliamo di milioni di anni fa. Proprio quella parte illuminata era il livello di costa della Calabria, quindi molto più in basso di quanto la vediamo oggi. C'era il mare e proprio lì ad Archi c'era un giacimento, è stato scoperto alcuni anni fa, un giacimento di balene, di un cimitero di balene antiche. E proprio nel cantiere di questo quartiere, che oggi vedete illuminato dal sole, è stato trovato un cimitero di balene preistoriche di milioni di anni fa. Il sole sta andando via, anche da lì sta scomparendo. Qui di fronte a noi abbiamo una nave traghetto della flotta di Messina delle Ferrovie dello Stato, che si chiama Riace, il punto dove dicono siano stati trovati i famosi bronzi. Questo di fronte a noi è il porto di Messina, con ancora qualche sprazzo di luce del sole in Calabria, e quello che vedete là in fondo è Reggio Calabria. Il sole che vedete là in fondo è Reggio Calabria, mentre questo in primo piano è il porto di Messina con le navi traghetto, e questa è la stazione marittima di Messina. Ecco, l'ultimo sole sta andando via. Fra noi e quell'ultimo raggio di sole c'è il canale di Reggio Messina, il porto di Messina e questa piazza in cui noi siamo, che è proprio una piazzetta antistante il municipio di Messina. Questi sono gli edifici eclettici post terremoto e questi quelli nuovi post bellici. Via San Paolo Apostolo. Di fronte a noi quelle montagne sono le montagne della Calabria, l'Aspromonte e l'ultima parte della Calabria Citeriore. Ecco, sono sparite i raggi solari su Archi e così si sta materializzando un raggio solare sopra il porto di Reggio Calabria. Con la neve, l'ultima neve, che si sta già sciogliendo, che vediamo sopra l'Aspromonte.